Eccolo, no. Addosso il vento, io non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Canzone, cercala se puoi, dille che non si perda mai. E va per le strade fra la gente, diglielo veramente, che i miei occhi dai tuoi occhi non li staccherei mai, e adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma uno sbaglio poi cos'è? Canzone, cercala se vuoi, dille che non si perda mai. E va per le strade fra la gente, boom.
Yeah. Franco, dov'è Franco? Mannaggia la matosca, dov'è? Franco, dammi il numero, lo chiamo. Mentre fanno ciò... Ma dai, veramente? No, magari spiego il perché abbiamo iniziato... Esatto. Stai telefonando? Tu spiega, io... Grande fratello avrebbero fatto... Franco, sono Pippo Matino. E vieni, ci tengo perché vieni. Ah, beh, allora non venì. No, però ci tengo che vieni a segnare un pezzo, magari due, perché sono in diretta sul palco e stanno sentendo tutti gli allievi. Ma dove sei? Nell'edificio? Ah, un'altra parte, so. Un'altra parte, vabbè, allora ma ci sta Mariander. Va bene. Ok, va bene. Ciao. Ha detto Mariander. Va bene. No. Dal suo tormento girava tra la gente regalando un po' di sé. Per nascondere la sua avventura girava tra la gente regalando un po' di sé. Notte arriva sopra la città, deserta di canzoni, gente stanca dentro, spegne gli occhi, muore l'emozione, adesso piove, forse pioverà, tutta la notte ancora il giorno bagnerà le case di chi non conosce amore, batti cuore non cadere, torna il sole ad asciugare, portami in un bar a bere, siedi lì, regalami di te. Per nascondere la sua paura girava tra la gente regalando un po' di sé. Per coprire e schiacciare il suo essere uomo girava tra la gente regalando un po' di sé. La notte arriva sopra la città spogliata del suo nome, gente stretta a un feretro di menti, riabilitazione, adesso piove, forse pioverà, tutta la notte ancora il giorno bagnerà le case di chi non conosce amore, batti cuore non cadere, torna il sole ad asciugare, portami in un bar a bere, siedi lì, regalami di te. Che piove, forse pioverà, tutta la notte ancora il giorno bagnerà le case di chi non conosce amore, batti cuore non mollare, aspetto il sole per ballare, parto.
portami in un bar a bere, siedi lì, regalami di te. Spieghiamo un attimo sta roba, perché ho detto roba come Milano.
Dunque, il primo brano, come avete capito, era un brano scritto per Lucio Dalla, con Lucio Dalla, da Samuele Bersani, e si chiama Canzone e fa parte di un disco, l'ultimo disco che abbiamo fatto insieme con Pippo, dedicato completamente a Lucio Dalla. Sì, ce l'ho là. Dopo lo vado a prendere, un attimo. E questa cosa ha fatto sì, finalmente, cioè di venire a capo a un disco tutto interamente dedicato a Dalla, da me fortemente voluto, perché come ha spiegato prima Dino, lui viene da un altro mondo, cioè io l'ho conosciuto più di 10 anni fa che suonava Dr. Mike, Teen Town, e quindi poi parlare con lui di musica è stata un'esperienza pazzesca, perché su certe cose ci troviamo anche molto bene, perché lui ascolta tantissima musica pop italiana e non solo italiana. Quindi io invece sono cresciuta con un'altra formazione completamente, che erano appunto i cantautori. I vinili a casa erano, non erano di jazz o di Zawinul o degli Weather, sono arrivati dopo, e ascoltavo appunto Dalla in primis, ma tantissima altra musica. E Fossati, no, lo sto per dire, infatti sto per presentare il brano che ci ha fatto conoscere in qualche modo. E certo, anche quella dobbiamo fare, perché è il nostro dire di Fossati adesso, non perché adesso diretta streaming, le telefonate, non che non lo sia più, però credo che sia un po' la cifra del nostro progetto, il brano che stiamo per suonare. Perché lo suoniamo da tanto tempo ed è stato il primo brano che abbiamo voluto arrangiare in questa veste così basso e voce. Poi nel corso degli anni abbiamo sempre suonato un po' da soli, ma anche con altri tanti amici musicisti, ognuno con il proprio suono, con la propria idea di, e creatività per questi brani. Però prima volevo dire un'altra cosa, che il secondo brano invece è un brano scritto da Pippo Matino e da Zibba, che sta nel nostro primo disco, sì, Regalami di te. Secondo? No, nel primo sta. Ne abbiamo fatti 3, dici, sai, sta discografia così ampia che non ti ricordi. Abbiamo fatti 3. Ne abbiamo fatti 3. E nel primo Zibba duetta con me, cioè mi ha regalato in qualche modo questo brano che lui aveva già inciso. Ci ha inventato lui, perché vabbè, Pippo, sì, non dare corda a questa cosa, perché sennò e quindi Regalami di te era un brano, questo per far capire che poi nel corso del tempo ci sono state anche sia collaborazioni che brani inediti scritti da me e da Pippo, chiaramente lui per tutto quello che riguarda la parte musicale e di arrangiamento, io per i testi e anche per qualche idea di arrangiamento. Cioè, vogliamo dare un po' di merito a ste cantanti poverette che devono combattere. È tutto scritto alla fine. È certo, sì, va bene. Però volevo ribadirlo anche con questo pubblico meraviglioso di giovani donne. Ci sono tante donne. Ma come no? Fatevi sentire, che lui sennò si demoralizza. Però, detto ciò, premessa lunghissima per non tediare più di tanto il nostro pubblico, vi facciamo ascoltare la nostra versione di La musica che gira intorno. Thank you.
facili. Uomini così poco allineati, li puoi chiamare i numeri di ieri. Se nella notte non li avranno cambiati, per niente facili. Uomini così poco allineati, li puoi cercare nelle strade di ieri. Se non saranno rientrati, sarà possibile sì. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, o saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Musica che gira intorno, quella che non ha futuro.
ci avranno scordate e sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno o saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. E sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che amiamo nella testa un maledetto muro. Se arriva Nicola si deve far vedere. Un po'? Ok. Ma secondo me verso la fine era perfetto. Ok. Va bene, va bene, va bene. No, per lo streaming, sennò di là. Ah, ok. Non riesco a trovare. Vabbè, lo vediamo dopo. Ok. Avete domande? No. Solo risposte. È strana questa cosa. Non era prevista le domande qua. Ah, non erano previste. Volevo rispondere pure io a delle cose. Vabbè. No, già ho detto troppo. Vabbè. Lo vedete così, ma lui è molto rigoroso, mi fa i cazziatoni, non vi credete. Molto serio, mi rimprovera perché non studio troppo, queste cose così, insomma. È un buon maestro anche per questo. Che facciamo? Aspettiamo Franco. No, dai, così potrebbe anche arrivare dopo. E noi abbiamo già finito. Facciamo impressioni di settembre. Sì, Silvia Barba, sì, sì. Poi c'è una pagina Facebook, Bass Voice Project, dove ci sono le nostre iniziative concertistiche. Allora facciamo impressioni di maggio. No, so che sa. Facciamo cose serie. Sì, decidi tu. Io, sai. Io. Ma dai. E non mi ricordo il numero del. Sicuramente un brano del di pedale. Dalla. Ce l'hai in uno scudo. Thank you.
cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta? Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti porta a comprare di tutto anche se di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa da un sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire di tasca de no, non ci sto, che ti getta nel mare e ti viene a salvare? Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare? Che dobbiamo cercare? Cosa sarà che ci fa lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro? Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, ci porta a cercare la notte, la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, che scese dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, è come un uccello che in volo, come un uccello che in volo si ferma e guarda giù.
l'hanno visto spogliata la mattina, birichina, birico. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, ed eran botte, Dio che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Panieretto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande figa. Sto sempre a casa, esco poco, resto solo e sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, penso a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Quindi normalmente sono uscito dopo una settimana. Non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana. Non so se ottimista e di sinistra. Non era tanto freddo e non ragionava male. Quindi normalmente ho incontrato uno che si era perduto. Non si perde neanche un bambino. Prima di salire le scale tre alla volta, mi sono steso una stella. Sono molto preoccupato, il silenzio mi ingrossava la pella. Mi son steso sul divano. Ho chiuso un po' con gli occhi e con dolcezza è partita la mia mano. Do 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 oh, do 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 oh, do 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 oh, do 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 do
Dunque, due parole sulla grandezza di Lucio Dalla in quanto autore di cose talmente diverse e così belle e così in realtà appartenenti a tutta la gamma dello scibile delle emozioni umane. Quindi questa era una roba molto bella, molto ironica, che io ho un po' storpiato, chiedo scusa, ma che in qualche modo voleva dare un po' il senso a quello che è stato il nostro lavoro su Lucio negli anni. Un lavoro che è iniziato tantissimo tempo fa, anche nel secondo disco, quando lui ancora c'era, ma e anche nel primo con Futura, dove duettammo io e Ziba in un altro brano appunto di Lucio, e che in qualche maniera ha voluto essere sempre presente in un repertorio fatto, come avete visto, di canzoni italiane inedite o anche di cose internazionali che magari stasera non abbiamo occasione di fare, ma che comunque nel nostro repertorio ci sono. Il prossimo brano, e qui chiudiamo la parentesi di Lucio, diciamo così, è invece il brano che ha fatto sì che mi venisse in mente di lavorare su un progetto tutto dedicato a lui. È uno dei brani più belli scritti da lui, che riconoscerete tranquillamente e che appartiene al nostro repertorio anche quando non suoniamo solo brani di Lucio Dalla. Lo vogliamo fare? Nicola non c'è? Nicola c'è? È arrivato! E dove sta Nicola? Oddio, eccolo, quindi preparati perché... No, io aspettavo te per fare poi quella cosa che avevamo detto. Quindi, no, prima facciamo Lucio Dalla, ormai dopo questa cosa che ho presentato, e poi vieni a suonare un pezzo con noi. Fabrizio Bosso. No, Fabrizio Bosso non c'è stasera. Per una volta. Come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, si chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita è sempre quella, si chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. E Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo un biliardo. Quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto e si può andare in città. Anna bello sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo, in un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda e c'è una checca che fa il tifo, ma dimmi tu
dove sarà, dov'è la strada per le stelle, mentre ballano si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare con tre salti, sono fuori da un locale e con un'aria da commedia americana sta finendo anche questa settimana. Ma l'America è lontana dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura, paura. Andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare. Tenendosi per mano. Al basso elettrico, Pippo Matino, Silvia Barba on voice, grazie. Best Voice Project, best grazie voice. Mille. Non ci arriva fuori, eh? Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Sentiamo? Sì, sicuro. Abbiamo un ospite perché ci piace sempre circondarci da amici. Da oggi ne abbiamo tantissimi di più. Però lui è un amico di vecchia data, tanto che stai pure nei dischi nostri, vero? E poi ci è venuto a prendere la stazione pure. E ci è venuto a prendere alla stazione, quindi che anche un amico vero per questo motivo. Alla batteria Nicola Angelucci. E vabbè, dai, su, non abbiamo provato, però va bene lo stesso. Dai, su, che dobbiamo provare? Vuoi qualcosa qui? Sei di casa. Ci salutiamo. Grazie a tutti, grazie a CPM che ci ha ospitato, a tutto il reparto fonici, sopra, sotto, so affari miei, lo so. Grazie a tutta l'organizzazione, tutto lo staff, a voi soprattutto che siete così numerosi. Di nuovo Pippo Matino al basso elettrico. Dum 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 d
Summertime and live on the season. Fish are jumping now and the cotton is high. Oh, go, that is fish and your mother. You must be good looking. Thank you.
Yo quiero pasar, pues el samba está animado. Yo quiero el samba, ese samba que he visto de Maraca. El samba je prendo feo, samba je prendo tú. Más que nada, un samba como ese está legal. Você no va a querer, pues en buen final. Ora, ya, ya, yo, va, va, va. Silvia Barba la voice, questo è per la Bass Voice Project and Special Guest. Grazie davvero. Chi mi sono dimenticata di ringraziare? Franco è arrivato! E quindi ricominciamo. Si sono sciolti questi ragazzi. Coca-Cola, you say, I know.
you know me. One thing I can tell you is you gotta be free. Count together in a cracker, you got feet down, love's knee. Hold your hand and I'm sure you can feel its disease. Come together right now, over me, over me, over me. Ba-bum, do-do-do-do.
you got. Whoa, a jumper you got. Mojo filter you say. One and one, one, one. No, you have not shot, but I can't feel with this. Grazie a tutti. Pippo Matino al basso elettrico, Nicola Angelucci alla batteria. Merci beaucoup. Grazie. Buon Open Week. No. Allora, dunque. Che bei mondi, che bella libertà, che bella capacità di far diventare la musica come qualche cosa da scoprire sempre, da trovare sempre in ogni luogo, in ogni momento, in ogni situazione. La curiosità dei musicisti che hanno superato il problema di rappresentarsi o rappresentare o esprimersi qua, non, da quello che ho sentito gli ultimi due pezzi, veniva fuori questo amore formidabile per il suono, per i timbri, per la musica, per tutto quello che in qualche modo la musica riesce a dare oltre a ciò che appare. Quello che è arrivato soprattutto sono immagini, a me sono arrivate una valanga di immagini, pensieri, mondi, e io sono un suo fan di quelli sempre molto, molto vivi e molto attenti, e sono contento di averti qua, di avervi avuto qua e di avervi dato questa sensazione di grande libertà che proprio queste Open Week
in qualche modo cercano di raccontare. Siamo partiti da lunedì proprio in questo mood e voi oggi l'avete rappresentato davvero benissimo. Vi sono davvero davvero grato, fategli un grandissimo applauso. Grazie, grazie, grazie.